Benvenuti tutti e vi ringrazio tanto della vostra presenza qui. Presidente Zingaretti, che ha voluto essere presente con noi, e anche l'assessore D'Amato, che ci segue con tanta attenzione. Provvederà alla benedizione della prima pietra e ci accompagnerà in questo percorso. Vediamo le firme e vi racconto quello che succederà. Noi rimarremo tutti seduti. E lo scrigno si sta alzando dalla pedana. Si parla tanto di necessità di guardare al futuro. Oggi nel Lazio, con questo evento del campus, si comincia a entrare nel futuro. Non solo cantieri, ma cantieri che pensano alla scienza, alla formazione di una nuova generazione per la nuova sanità di cui l'Italia ha bisogno. E la nuova sanità inizia anche da iniziative come queste, luoghi di eccellenza per creare nuovi professionisti di una sanità di cui abbiamo bisogno. Quindi grazie al campus che, come parte della nostra comunità regionale, ha dato tanto e sta dando tanto nella battaglia contro il Covid. Ma oggi, ripeto, con un progetto innovativo inizia ad aiutarci a entrare nel futuro. La nostra università con gradualità però continua a crescere e ha un numero di studenti in aumento insieme a nuovi corsi di laurea, a nuove facoltà. Abbiamo recentemente aperto una facoltà che si chiama Scienze e Tecnologie per l'Uomo e per l'Ambiente, e è partito l'anno scorso un corso di laurea sull'intelligenza artificiale. E quindi questo edificio naturalmente risolve un problema logistico, però è più che soltanto un problema logistico, è più che un edificio, un aumento di metri quadri, è un tassello di un progetto di lungo periodo nel quale noi intendiamo creare una maggiore fruibilità anche del parco di Decima, essendo noi ubicati al confine di un parco naturale, e quindi questo edificio avrà delle caratteristiche specifiche dal punto di vista della sostenibilità ambientale ed energetica, e anche essere un elemento quindi di innovazione. Ci piacciono le prime pietre, non vediamo l'ora di completare l'ultima pietra per riempire questi spazi di tante persone, di tanti giovani che si prenderanno cura dei malati e porteranno avanti la ricerca scientifica in un momento in cui il paese ne ha così tanto bisogno.